stessa iniziativa, sono molto contento perché qualche anno fa ho iniziato questa collaborazione per la prevenzione grazie all'amico Mauro Boldrini e stiamo portando avanti un progetto per soprattutto per essere bravi, mi riferisco agli allenatori, a quelle decine di migliaia di allenatori che tutti i giorni hanno a che fare con i ragazzini, che oltre ad essere degli allenatori, degli insegnanti di calcio, devono essere degli educatori. E quindi questa iniziativa a cui faccio parte che stiamo portando avanti è molto importante per l'educazione di questi ragazzi. Per diventare ancora più bravi servono giocatori da Juventus, come hai detto poco fa. Pjanić è uno di questi, dei pochi? No, parliamo solamente di questa iniziativa che credo che sia molto importante, perché l'educazione e degli stili di vita, soprattutto quelli dei ragazzi che devono fare sport, che attraverso lo sport devono imparare a vivere, che nello sport ci sono delle regole di vita, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, il fumo, le droghe, l'alcol, e facendo sport sicuramente si può essere impegnati con la testa ad avere un'educazione migliore piuttosto che gigioneggiare tutto il giorno.